No, io parto dalle ultime battute dell'avvocato Pepka. Cioè, in che modo usciamo dalla stigmatizzazione? Cioè, le periferie o i vari argomenti, migranti, senza casa, ma parliamo dei centri. C'è una stigmatizzazione politica e anche mediatica. Questa stigmatizzazione politica e mediatica spesso ci pone anche nelle condizioni, cioè nella convinzione che per uscire da questa stigmatizzazione noi stessi dobbiamo stigmatizzare gli stessi problemi senza consentire una comunicazione, senza consentire un collegamento tra quelli che esprimono le persone che si trovano all'interno dei centri di accoglienza rispetto alla condizione di chi lavora all'interno dei centri di accoglienza e ancora di più le persone che vivono sui territori dove si trovano questi centri di accoglienza. Cioè un conflitto quando si cerca di metterli in comunicazione. Ho spesso la convinzione che non ci sia il conflitto, ma se usciamo da questa stigmatizzazione, cioè si svanisce la ragione di quella lotta, si svanisce anche la ragione della rappresentazione politica di quei problemi. Quindi cosa vorrei dire con questo? Quando ero in Costa d'Avorio, era l'anno scorso, fine anno, non sapevo della vicenda Mafia Capitale. Avevo semplicemente in mente quelle che avevamo fatto nel frattempo come percorso, era la fine dell'anno scorso, con la coalizione internazionale dei San Papi e Migranti, dove ci sono state delle manifestazioni a Roma e contemporaneamente ci sono state delle manifestazioni nelle periferie rispetto alla presenza dei centri di accoglienza, rispetto a questa invasione dei richiedenti, dei rifugiati sui territori, territori abbandonati, cioè territori che vedevano, almeno queste sono quelle che si era manifestato nei mass media, anche da chi ha cercato di rappresentare quelle problematiche o le ragioni della propria lotta, una sorta di invasione di soggetti che vivevano, i francesi dicono, dans les ans, cioè una sorta di paradiso, mentre noi che siamo nativi del territorio, del paese, ci troviamo a vivere nell'inferno. E da qui abbiamo fatto tante manifestazioni, si è cercato in qualche modo di dire ok, qui ci sono dei razzisti, qui ci sono dei fascisti, e contemporaneamente, sto parlando del mese di novembre, fine novembre, dicembre, insomma, fine novembre, e quindi cerchiamo in qualche modo di trovare una modalità per spiegare che qui non abbiamo soggetti trattati come viaggiatori di prima classe su un volo, ma semplicemente dei soggetti che hanno dei problemi. E avevamo tutti questa immagine, fino a quando mi è arrivato, insomma, questa mail, ritornava alla questione Costa d'Avorio, che inizia così, e poi ho cercato in qualche modo di capire cosa stava succedendo. Ciao Abu, come stai? Innanzitutto buon anno, e spero che il viaggio ti stia andando bene. Qui sono successe molte cose, e sarà lunga raccontartele tutte. Intanto sappi che sabato 10 gennaio, c'è questa iniziativa importante alla quale devi partecipare, fatti vivo quando torni, ciao Guido, maledetto. Allora, io andando a leggere questa mail, poi ho letto l'allegato, cioè per me il mondo, rispetto a quelle proteste, si fermava lì, cioè persone che manifestavano rispetto alla presenza dei centri, e noi contemporaneamente cercavamo di entrare in contatto non soltanto con le ragioni che i centri devono esistere, ma soprattutto cercando di comunicare con chi stava lì sul territorio, non liquidandoli subito tout court di razzisti o fascisti, anche se ci sono. E quindi non voglio entrare minimamente, questo è quello che sto cercando di esprimere sulla questione, l'aspetto giudiziario, perché non sono convinto che se noi vogliamo comunicare con chi vive in quelle periferie,
dobbiamo rassegnarsi nelle carte e nelle inchieste dei magistrati. Io di questo non sono convinto, perché vuol dire, e per questo dicevo che parte dalle conclusioni, sia quelle di Sergio, anche dell'avvocato, se siamo convinti che dobbiamo rimettere, uscire da quella stigmatizzazione, è chiaro che noi dobbiamo rimettere al centro quelli che esprimono quei soggetti, non in quanto compagni, perché siamo tutti convinti, in quanto compagni abbiamo una stessa lettura della società. Questo è un processo che avverrà strada facendo, ma quantomeno individuiamo insieme che i centri di accoglienza che si trovano su quei territori e chi lavora all'interno di quei centri partono da una serie di passaggi. E questi passaggi in particolar modo si sono verificati inizialmente in quella famosa, in quel famoso accordo fatto a suo tempo quando c'era il governo Berlusconi, ve lo ricordate, quando hanno liquidato tutti Gheddafi, ponendo la questione di un piano di emergenza per raccogliere, per ospitare, insomma, le persone che fuggivano da quei conflitti nel 2011 dal Nord Africa in seguito ai conflitti sia in Libia che anche in Tunisia, e successivamente hanno fatto partire questa mega macchina per accogliere e ospitare queste persone. E qui non stiamo parlando ancora di mafia capitale, e si sono lanciati, hanno dato disponibilità molti soggetti per gestire questo flusso di persone che partiva dall'accoglienza a una distribuzione sul territorio e quindi una gestione effettiva della presenza delle persone in questi centri. Ad ogni singola persona che veniva ospitata, veniva erogata all'ente che dava la propria disponibilità, minimamente eravamo intorno ai 35 euro, 45 o 40 euro a persona. E qui si sono lanciati nel gioco tutti, e quindi una sorta di mercificazione dell'accoglienza in un primo momento. È chiaro che all'interno di questo percorso si sono lanciati tutti. Se andiamo a leggere sui quotidiani stamattina, uno dei protagonisti di Mafia Capitale a un certo punto dice una cosa che secondo me è vera. Dice: io non avevo nessun potere, almeno se questa è la sua difesa, non avevo nessun potere nell'orientare, cioè ovvero il tavolo di coordinamento sull'asilo non ha nessun potere, è vero. Il tavolo di coordinamento sull'asilo non ha potere, ma nasconde un altro elemento. Ha il potere di prevedere, orientare la distribuzione. Perché c'è una fase di distribuzione sul territorio. Cosa succede a partire dal momento che a livello macro si danno delle indicazioni, non si decidono, si fanno delle indicazioni, ipotesi, perché questi sono i passaggi all'interno del nuovo accordo quadro tra governo, regioni e enti locali, danno delle ipotesi di distribuzione dei migranti rispetto al territorio, poi successivamente si andrà a qualificare chi è richiedente asilo e chi non lo è, però siamo su questo livello di distribuzione. Lui dice: questo tavolo dove io ero partecipe non aveva potere di decidere. È vero, ma lì quel tavolo dava delle ipotesi di distribuzione. E queste ipotesi di distribuzione, una volta che venivano prese in considerazione, i tavoli coordinamenti a livello regionale o a livello provinciale, presieduti dal prefetto di ogni singola provincia, ogni singola regione, insieme ai comuni, ricevevano queste ipotesi di distribuzione, e quel signore siedeva all'interno di quel tavolo, cioè dal livello macro al livello micro erano tutti lì. Cosa si pone? Non stiamo ancora parlando di malavita, ma stiamo parlando di mercificazione, dove in quei tavoli ti ritrovavi e ti ritrovi tuttora i soggetti che fino a un po' di tempo fa facevano i cortei con noi in piazza, che sono finiti anche loro nella gestione di questo giro. Ed è lì che poi le persone diventano una sorta di merce, dove sotto la copertura della parola umanitaria ci siamo tutti, perché è una forma di espressione di quelli che portavamo in piazza
come protesta, come lotta contro l'antirassismo e quant'altro. Poi, se fatto da noi, va bene, intanto ci allontaniamo dalle piazze e ci siamo tutti. Poi dopo scoppia tutto. Allora, se noi abbiamo l'interesse di uscire da questa stigmatizzazione e abbiamo l'interesse di porre al centro come l'USB, la sta facendo attualmente, cioè ponendo le esigenze dei richiedenti asilo non più nelle mani del privato, a prescindere dal colore di quelle che può esprimere questo privato, ma pone la questione della qualità dell'accoglienza, la qualità della condizione del lavoro dentro una visione che deve vedere per forza deve porre il tema della reinternalizzazione di quei servizi. È chiaro che poi va in conflitto tra chi pone la questione, la dobbiamo gestire noi perché è diventata una fonte di reddito sicura, dall'altra parte quelle che poi per anni abbiamo portato avanti come processo, cioè contro una sorta di razzismo, e qui non parliamo di razzismo, qui stiamo parlando di imprenditoria, stiamo parlando di imprenditori, stiamo parlando di una sorta di utopia che a un certo punto veniva detto, ecco, la produzione e la gestione dal basso, ma se la produzione e la gestione dal basso vuol dire smantellare il welfare, vogliamo porre allora, dobbiamo dire che c'è una contraddizione di fondo. Quanti minuti ho? Uno, due, ok, un minuto. Quindi che cosa vorrei dire sostanzialmente? È che noi dobbiamo, ecco, tornare a guardare questo insieme, non più dentro una visione stigmatizzata, perché facciamo il gioco dall'altra parte. Ed è chiaro che da lì si pone la questione di come mettere in sinergia, in comunicazione tra di loro, le persone che vivono nei centri, non più come rifugiati, ma in quanto persone che hanno bisogno del trasporto pubblico locale, in quanto persone che anche sul territorio insieme a chi ha il disagio, il problema della casa, attorno ai bisogni. È chiaro che da lì difficilmente partiremo da una visione politica come base imprescindibile. Si porrà innanzitutto una questione, mettiamola così, di pancia, materiale, che poi dentro una visione, una lettura politica, dobbiamo cercare di indirizzare e aggregare più gente. Quindi unire le lotte a partire dai bisogni sostanzialmente. Grazie.